una tragedia immane che ha colpito questa famiglia, ma in particolare il piccolo Francesco Pio. Tutta la comunità di Eboli si stringe ovviamente intorno alla famiglia e piange questo bambino che purtroppo è stato straziato da una pressione violentissima, tremenda di questi due vittime. Abbiamo dichiarato il lutto cittadino, ci sembrava opportuno, anche perché insomma tutta la comunità è stata molto colpita, e soprattutto che sia questo un monito per gli altri, per chi possiede, detiene questi cani, insomma, fare attenzione, molto molto attenzione. Noi adesso dovremmo, come dire, essere ancora più rigorosi rispetto, diciamo, a queste pratiche di cani che vengono anche, vedo anche per le strade cittadine a volte senza mucciaruolo. Bisogna informare, ecco, il problema è questo: noi non abbiamo un regolamento per questi cani, non abbiamo una norma nazionale, cosa che invece avviene in altri paesi europei. Addirittura in alcuni paesi europei questi cani vengono assolutamente anche vietati sia la detenzione che l'allevamento.